Attualmente l'allerta gialla e l'allerta arancione prevedono lo stesso tipo di iniziative che un sindaco deve intraprendere e questo riteniamo non sia corretto, perché l'allerta gialla ci arriva quasi ogni giorno, mentre quella arancione, che è più grave, e poi quella rossa è la massima, invece arriva in occasioni più limitate dal punto di vista temporale. Allora, questa è una distinzione che va fatta. La necessità di, e questo richiede una modifica normativa che noi proporremo anche a livello nazionale. Responsabilità sì, ma se gli strumenti dati sono idonei e se alcune falle vengono colmate. Lancia e Lupi Calabria hanno dato appuntamento ai sindaci e alla Lamezia Terme per un confronto franco ed aperto all'indomani della tragedia delle gole del Raganello. 100.000 euro per partecipare come regione con un pacchetto turistico, con un pacchetto che prevedeva la promozione nella nostra regione. Più che un pacchetto, un pacco. Chi abbia fregato chi non è ancora chiaro, ma è certo che della regione Calabria al Festival di Spoleto, tenutosi tra la fine di giugno e la metà di luglio, non c'è traccia. I 100.000 euro presi dai fondi dello sviluppo turistico e sborsati dalla regione sono finiti tramite affidamento diretto ad Accadrà, società romana che produce un evento collaterale al festival, gli incontri di Paolo Mieli. È giunto alla quarta edizione il Piana Eco Festival, la manifestazione che si svolgerà alla Villa Ruggero di Cittanova dal 31 agosto al 2 settembre. È stata presentata alla sede della città metropolitana di Reggio Calabria. Organizzato dall'associazione Ecopiana, l'evento quest'anno si avvale della direzione artistica di Nuccio Barillà, esponente di spicco regionale della cultura dell'ambiente. Il tema che guiderà tutti gli appuntamenti è il gusto dei luoghi, che unisce l'aspetto enogastronomico a quella particolare capacità che è di assaporare, scoprire la valenza dei territori.